<laughs> come, on. come on you know why because we're so <laughs> Buonasera, figlioli e figlioli, e benvenuti a un nuovo Chiacchiere Col Pregianza. Grazie ad Andrea Cia, a Horus Ai, a Shamri e a Chris Goat per essersi iscritti. Stasera tentiamo di parlare con la mia vera voce sexy. <ride> In pratica mi state sentendo così perché per la prima volta posso mettere il microfono uh, qua davanti, uh, in realtà non ho un braccio per il microfono, lo sto semplicemente appoggiando sulla pancia per vedere come va e il punto è che se ce l'ho qua di fianco posso parlare anche con questa tonalità baritonale, mentre se ce l'ho lontano devo urlare un po' come un pirla, quindi ho una voce molto più sexy. Uh, il problema però ragazzi è che ovviamente per me parlare uh, così, ovviamente sono fuori sincrono come al solito, certo mi sembra la cosa più giusta da essere, adesso sistemiamo... Uh. Eccoci qua. Eh va bene. Adesso sarò sexy e in sincrono. Eh, L'unica cosa è che appunto questa voce da una parte mi affatica molto di meno perché posso parlare a basso volume e, mi e posso evitare di sforzare la, la gola. Il problema è che devo anche attaccarmi il microfono al culo. Come diretta conseguenza è molto scomodo perché fondamentalmente... Devo avere, devo avere sempre il microfono sulla pancia non avendo un braccio per il microfono, non avendo neanche sinceramente intenzione di comprarlo, vi dico la verità. Uh, L'altra problematica è che appunto credo sia anche una voce abbastanza noiosa da ascoltare per tutta la serata. Me lo fai un in bocca al lupo per l'esame che ho domani. Storia greca 9. Beh, auguri meno Deve essere una roba anche abbastanza pesantina da studiare, quindi immagino tutti si sia sbattuto non poco per poterla imparare. Comunque sì, questa voce ASMR non durerà perché a breve riposizionerò il microfono, però immagino che così la live sia un po' più chiara e un po' più oh, abbiamo il volume un pochettino più alto. Uh, me ne rendo perfettamente conto. Ci ho detto, stasera uh, parliamo di Eh, ma come? Sì, più che altro perché è veramente fastidioso avere il microfono qua. Uh, lo devo mettere qua e così posso parlare. Più o meno come al solito e eh, va bene. Ritorniamo ad avere la nostra, la nostra voce normale. Forse è un po' troppo rilassante la voce così, ragazzi. Cioè Se parlo con la voce baritonale, la gente si addormenta. <ride> niente, il sogno è finito, niente, niente più, pregianza sexy, ragazzi. Siamo tornati ad avere la voce normale invece della, della voce da DJ no, da Valera no. Romagnola. Grazie a Acciaio Nero per l'iscrizione. Molto amore. Grazie a tutti quelli che si sono iscritti prima. Ma comunque dicevamo con la voce normale o comunque la mia acquetta non dovrei avere problemi magari prima o poi prenderò, una, prenderò una, un braccio per il microfono e potrò tornare a fare la voce sexy nei video ma è probabilmente meglio la mia voce normale, classica comunque hai visto i nuovi ricavi per utenti Prime che ha pubblicato Twitch? No, Andrea non uh, ha abbassato ancora i ricavi non ho visto proprio niente a riguardo in tutta sincerità, uh, sono ancora calati i ricavi per, uh, per gli utenti Prime perché se sono ancora calati Uh, gira un pochettino il cazzo. Perché già non sono altissimi nel senso, uh, però non ho, non ho proprio visto, sinceramente. È uscita adesso. Qualcuno me la può linkare che così vediamo. Perché ricordatevi, ragazzi, che in Italia i ricavi sono comunque sempre bassi in generale da tutto, cioè noi prendiamo comunque sempre sotto. An update to several streamer payout programs. Vediamo, uh, Yes 100 undercar. No, in realtà danno di più. In che senso? 100 plus points. Cosa vuol dire 100 plus points? Cosa sarebbero i plus points? Boh. Level 1 60 40, 100 plus. Ah! Ok. Fondamentalmente, eh. Uh, uh, se faccio 300 iscritti normali, prendo 70-30. Se, se uh. faccio. Grazie per le iscrizioni, regalate tra l'altro. Uh, grazie per l'iscrizione, Sinapsis. Cos'è tutto questo abbonamento? Ah no, no non leggo la chat sulla, sul mobile, vedo solo le iscrizioni per qualche motivo. Uh, praticamente è così, cioè c'è la tessera punti, sì è una roba del genere, <ride> fa un po' ridere ma è così. Letteralmente se hai uh, gli iscritti a pagamento fai dei punti, se ogni mese fai almeno tipo 300 punti, che equivalgono agli iscritti a pagamento, praticamente la tua revenue è 70-30, se invece fai iscritti prevalentemente in Prime e fai, fai solo 100 punti e 60-40, Uh, ma in realtà uh, L'Italia è fissata Cioè è sempre stata fissa Infatti Fixed Rate per Prime Gaming Sub Italy è sempre stata fissa però Cioè non è cambiata ragazzi Cioè tu da, dal Prime italiano Prendi sempre 1,55. dollaro Infatti prendi un cazzo dal Prime Ehm uh... Cioè, prendi dal Prime, ma prendi relativamente poco, quindi no, in realtà la mia paga non cambierebbe particolarmente. Poi è ovvio che se vi abbonate senza Prime prendo di più. Cioè, in realtà è un aumento. Fondamentalmente col Prime prendi sempre la stessa cifra che prendevi prima, perché prendevi 1,55 anche prima. Eh, la differenza è che se adesso ti prendono le ab gli abbonamenti a pagamento eh, normale, eh, vai a 60,40, quindi... Prendi più soldi, uh, l'unica cosa è che appunto, tipo, credo il 90% dei miei abbonamenti siano tramite Prime e buona parte sono regalati e quelli non contano, quindi non credo che per me cambi un cazzo. <ride> Fondamentalmente non credo che per me cambi un cazzo, nel senso uh, no, se togli il Prime è finita Vince, perché il Prime è comunque il grosso del guadagno mm -hmm. della maggior parte delle persone. Uh, grazie Luke per l'iscrizione, perché voi scherzate, ma 1,55 per ogni Prime, se ti si iscrivono col Prime mille persone sono un sacco di soldi. Uh, io 700 iscritti ce li ho eh, e non è che mi faccia schifo comunque, anche se si iscrivono col Prime, è ovvio poi che se si iscrivono normali sono più contento tipo lui che si è iscritto normale e quello è un punto per il mio 60 e 40 <ride> però capite che comunque il cambiamento nella paga mensile credo sia fondamentalmente inesistente io sospetto che prenderò gli stessi soldi di prima anche perché non è che prendo chissà quali cifre da twitch grazie del real santos per l'iscrizione però appunto ehm, è quello non è vietato dire quanto guadagno col prime greto taku ora <ride> Voglio farti capire la, quanto manca la logica nella domanda che hai appena fatto. ok voglio, voglio, che, voglio che ci arrivi da solo prima di fare la domanda la prossima volta. È uscito un update ufficiale di Twitch con scritti i pagamenti del Prime e noi li abbiamo detti pubblicamente perché è sull'articolo <ride> scritto dalla, da, dalla, da, da, da Twitch. Cioè c'è proprio scritto sull'articolo. <ride> Capisci che <ride> io non ho detto quanto prendo al mese da Twitch, ho detto il prime è questo, lo detto Twitch, è scritto così. Quindi <ride> capisci, che... <ride> capisci che non può in alcun modo eh, avere, crearmi problemi questa cosa quando è una dichiarazione ufficiale del sito per cui lavoro. No, 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 non è, non è vietato, ragazzi. Anche lì le regole di Twitch sono sempre una roba. Nel senso, mo' sembra che tutto sia vietato, non si possa dire un cazzo. Cioè, se Twitch dice del Prime vale questo, non è che se uno lo dice in live la gente muore e ti godono il canale. Cioè, l'ha scritto pubblicamente Twitch in un articolo pubblico davanti a tutti, che poi è linkato in chat. Capite? Poi io non vi vengo a dire le mie cifre pagate mensilmente, ma sono facilmente intuibili. Cioè, basta fare un conto matematico a dir poco basilare per capire più o meno quanto prendo la Twitch al mese senza contare che vi ricordo che erano letteralmente liccati tutti, eh, grazie Sebastien per l'iscrizione, erano letteralmente liccati eh, tutti i guadagni di tutti gli streamer globali pochi anni fa, con delle cifre anche abominevoli, era venuto fuori chi erano i canali che, che prendevano di più e quelli che prendevano di meno. Quindi non è che non sia roba pubblica, non bastasse, tutti gli streamer grossi, cioè quelli che fatturano eh, tot centinaia di migliaia di euro all'anno, eh, contano come azienda in partita IVA. Cioè, non contano come singoli, magari col regime dei minimi o regime forfettario, eh, contano letteralmente come azienda e contando come azienda in forma di persona, sono sul registro. Sono sul registro. Sono letteralmente sul registro delle partite IVA eh, italiane. Quindi tu puoi andare sul registro pubblico e vedere quanto, quanto dichiarano ogni mese, letteralmente. Eh, e, e tra l'altro ti spiegherò anche questo fantastico segreto. Sì, va bene, ma tutti gli streamer dicono che è vietato. Sai perché dicono che è vietato? Perché non vogliono, sapere quanto, vo non vogliono che sai quanto guadagnano. Non vogliono farti sapere quanti cazzo di soldi prendono. Perché poi non possono più piangere miseria. È lì il grande segreto, eh. È lì il grande trucco. No è vietato, ci bannano tutti Oh mio Dio, oh, moriremo oh, tutti quanti oh, Grazie Rick per l'iscrizione La verità è che non vogliono dirti quanti cazzo di soldi prendono È molto semplice Che ci sta, eh, per carità È, è sacrosanto, è la loro privacy E è... questi grandissimi cazzi è... sono... sono affari loro uh, Però non è che ti bannano se dici quanto vale un Prime Se Twitch lo dice pubblicamente <ride> Nel senso non, è, non vieni bannato per sta cosa, capito? Vieni bannato se tipo pubblichi il tuo conto in banca su Twitch e dici, oh, mensilmente prendo questo, che comunque è una roba che magari sarebbero anche cazzi tuoi, non è il caso di fare. Uh, Farai ancora video su Precipiti? Assolutamente sì, Fillishell. Uh, devo decidere cosa fare come prossimo video. Sono fermo da un pochino perché sto lavorando a vari videogiochi, e adesso devo valutare quale sarà il prossimo video e il prossimo argomento. Ehm. Uh, però esatto. Sì, se ne fottono proprio, ma è, ma è Sacrosanto l'Ole. No? ma anche, perché è estremamente facile capi capire e calcolare più uh. o meno cosa prendono streamer, ragazzi. Non è... è roba abbastanza pubblica. Grazie, Ashu per l'iscrizione. Molto amore. Eh, quindi, insomma, se siamo capiti, se siamo capiti, Twitch nel lungo sopravviverà. Tiu. Quanti anni è che c'è Twitch, nel senso, si chiamava Justin TV, ormai sarà boh, 15 anni che c'è, non mi sembra che sia in pericolo di sopravvivenza. Potrebbe a un certo punto avere dei tagli, potrebbe a un certo punto avere, eh, subire dei colpi o diminuire i guadagni o fare qualcos'altro, vai a capire cosa succederà. Uh, però io non credo che la piattaforma sia a rischio. Io credo che la piattaforma sopravviverà anche perché la piattaforma è di Amazon, ragazzi, e rimane uno dei principali strumenti di eh, pubblicitari e eh, contenuti video eh, eh, che, ci sono al, che ci sono al mondo. Tu c'è una piattaforma gigantesca con milioni di spettatori e comunque guadagni miliardari e un giro di pubblicità gigantesco. Alla peggio fanno dei tagli su questa o quell'altra cosa, ma non è che la piattaforma muore. Eh, bisognerà vedere, probabilmente potrebbe trasformarsi. Potrebbero esserci dei cambiamenti effettivamente alle paghe ai Prime, potrebbero esserci dei ritocchi dei tagli qua e là, ma non è che Amazon ha eh, dei, dei problemi monetari a mantenerla. Eh, certo vedremo come andrà avanti, vedremo come si evolverà. Non è l'unica piattaforma, potrebbero esserci delle scelte scarsamente oculate. Che a un certo punto, eh, cioè a un certo punto ti dicono chiaro e tondo non vi paghiamo più, e ovviamente a quel punto i content creator vanno da un'altra parte come, come accade ovunque, cioè come, come, come accade in qualunque cosa. Se una piattaforma non è più conveniente, la gente si sposta. Non è, che sia, non è che sia una particolare novità. ci ho detto, secondo me, prima che Twitch esploda, ne deve passare di tempo. Sempre che poi accada, potrebbe anche semplicemente eh, continuare ad andare avanti così perché non puoi fondamentalmente tagliare a metà i revenue. Di quelli che ti portano il contenuto, visto che comunque è una piattaforma che campa di contenuto gratuito. Perché sì, eh, perché comunque è la gente che paga gli streamer, capito? Cioè, eh, Amazon paga ovviamente le infrastrutture, paga le connessioni, ci mette il prime, ma tutte quelle pubblicità e tutto quel giro comunicativo che comunque puoi anche sfruttare a tuo, a tuo favore, ehm, cioè tu, Twitch te lo fa, la gente te lo fa gratis su Twitch. In Corea stanno smantellando, sì, Jashu, perché lì da quello che ho capito i costi non volevano la candela, a quanto pare avevano dei costi giganteschi per i provider eh, online, pare che in Corea abbiano dei costi enormi su questa cosa, evidentemente hanno fatto i conti e eh, erano estremamente impegnati, perdita in quella regione non gli pagava abbastanza a livello pubblicitario e quant'altro hanno smantellato che ovviamente non è un buon segno perché si possono smantellare da un, uh, da un giorno all'altro possono farlo in corea come possono farlo in qualunque altra regione ragazzi è la grande verità di qualunque persona crei contenuti online su piattaforme non proprie eh, cioè ci sono letteralmente c'è sempre una spada di Damocle sulla tua cazzo di testa che da un giorno all'altro può, può, può cascare e dire: Ok, da quest'oggi non, non, non guadagni più. Pensate a quelli che guadagnavano su Twitter, la, ragazzi. Letteralmente, pensate che c'è gente che comunque ancora oggi ha costruito la sua intera carriera sulla following che aveva su Twitter e sul pubblicitario che c'era su Twitter. E poi da un giorno all'altro arriva Elon Musk e ti manda a fanculo tutto. E Twitter diventa un merdaio pieno di bot dove nessuno investe più. Uh, capite che da un giorno all'altro questa cosa può esplodere, ne sono consapevole io, ne siamo consapevoli tutti, vale anche per YouTube, anche YouTube ha avuto, vi ricordo YouTube ha avuto l'Ad la di YouTube non, non ve la siete già scordata, vero? Quando era venuto fuori che fondamentalmente le pubblicità della Coca-Cola ogni tanto finivano sulle, sulle, sui video dell'Isis. E quindi a un certo punto c'è stata questo, questa fuga generale dei grandi, delle, dei grandi sponsor perché dicevano: Ma cazzo, ma non c'è un controllo, non c'è niente, non succede, non, non succede niente. E allora Google e YouTube hanno iniziato a usare bot eh, e algoritmi per, per, per bloccare fondamentalmente gli ADV su un sacco di video che colpivano. A Muzzo e che hanno quindi demonetizzato l'IR di Dio di Roba, e lì ci fu la migrazione verso Twitch di un sacco di youtuber che non prendevano più neanche la metà dei soldi su YouTube perché erano fondamentalmente morte le pubblicità. È un delirio. ehm Riccardo, la roba di MrBeast purtroppo vale come valgono tutte le altre cose, ovvero è Musk letteralmente che decide, eh, che decide gli introiti. Eh, fondamentalmente, se sei un piccolo creator su Twitter non guadagna assolutamente niente, perché eh, Musk semplicemente i soldi non te li fa arrivare. Se sei un grosso creator e lui vuole farsi pubblicità, ti dà un sacco di soldi. Uh, letteralmente quindi lo può fare MrBeast non lo può fare nessun altro c'è gente che ha uh, milioni di impression e non prende una lira da twitter ci sono gli amici di Musk che ne hanno neanche, una, neanche un quarto e prendono dieci volte i soldi perché gli fa arrivare i fondi a loro è una roba completamente distrutta non è, non è neanche una piattaforma su cui è possibile investire al momento a livello di visibilità e, e diffusione è proprio, è, è proprio dead internet al momento twitter cioè, su twitter ci sono è un, è un peccato perché su twitter ci sono ancora dei profili molto interessanti da seguire e alcuni post molto, molto validi che sono fondamentalmente l'unico motivo per cui ogni tanto gli do ancora un'occhiata, ma come piattaforma è devastata, eh? è, diventata, è diventata un social mezzo morto, cioè regà ogni due secondi compare un bot pubblicitario. Un fake bot delle cripto, è una roba disastrosa, io non ho mai visto una cosa del genere in tutta la, in tutta la mia vita. È I bot a raffica che si rispondono da soli nei commenti, robe, robe allucinanti. The Soul Strikers, il Flame verso Asmon per via del suo consumer take ci sta però. Perché Asmongold è un coglione. <ride> cioè, vorrei che questa cosa vi fosse chiara, ragazzi. Asmongold è un coglione americano con, il cervello di una, con un cervello col quoziente intellettivo di una patata. Non è una novità. Non si è scoperto oggi. Lo sapete da anni. Non è, non, non, non è una. E il problema è che ogni 2 per 3 Asmongold se ne esce fuori con un commento di incredibile stupidità. E improvvisamente la gente si accorge che è stupido. Oh! Chi l'avrebbe mai detto? Ma non è il suo dump take numero uno. È il suo dump take numero 150. Raga, è americano. È uno streamer medio americano. Ma cosa pretendete? Ma cosa pretendete? Il commento riguardava Palward, ragazzi. Fondamentalmente ha detto, ha detto una roba del tipo che non gliene frega un cazzo se gli artisti perdono il lavoro. Finché il gioco è bello, va bene così. Cioè, sono i consumer che devono decidere se un gioco magari fa una roba sbagliata a livello etico ma ha successo. Allora è giusto che faccia una roba sbagliata perché ha successo. Che peraltro è la stessa filosofia del cazzo che hanno tutti gli americani. Eh? È il might is right. È quella roba del io posso truffare, posso essere un bastardo, posso fare le peggio cose. L'importante è fare i soldi. È letteralmente la filosofia americana classica. Ce l'ha lui nella, nel cervello questa merda, come ce l'hanno tutti da quelle parti, eh? Non è una novità. E poi la gente sembra scoprirlo adesso, cade dal pelo, dice: Oh mio Dio, ma è stupido! No, ma dai, ma mica solo lui, eh? Paradossalmente lì in mezzo non è neanche uno dei più stupidi, <ride> cioè c'è di molto peggio, uh, però non è una novità, non è una novità, cioè sono cose nuove, sono cose vecchie, però ogni 2x3 per salta fuori qualcosa, qualcuno dice qualcosa, ovviamente internet esplode, ma comunque... Ma comunque, 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 comunque. Uh, ho un dubbio perché sto leggendo per i contrastanti. Il netcode di Tekken è migliore di quello di Tekken 7, assolutamente sì. Uh, allora ti dico, minchia: Ho letto quello che è successo online. Praticamente, c'è stato questo uh, recensore che giustamente ha fatto il suo lavoro e ha testato il netcode. E ha detto col wifi è ingiocabile, col cavo è giocabile, ma non è vero rollback e quant'altro. Allora, che non fosse vero rollback lo sapevamo tutti da mesi, perché come vi avevo già detto, non puoi utilizzare lo stesso rollback con le stesse funzionalità di un gioco 2D, con Tekken, con la mole di dati che ha. Semplicemente non funziona allo stesso modo, non li riesce a gestire. Uh, col wifi ha problemi e anche questa è una cosa che si sa da una vita è molto meno stabile, ma il netcode è molto meglio di quello di Tekken 7 ragazzi uh, sensibilmente meglio di quello di Tekken 7 cioè io con Tekken 7 uh, online non ho avuto mai prestazioni del livello delle migliori che ho avuto su Tekken 8 cioè 50ms su Tekken 7 mai nella vita li ho visti anche con giocatori italiani uh, qua invece sì, 50-45 con un friendly rollback, con il cavo in WiFi ho avuto problemi anche io, ma io ho un wifi di merda, ho un modem vecchiotto che ha problemi in WiFi e quindi ho potuto valutarlo relativamente. Quindi, cosa ho fatto? Per valutare come andasse in Wi-Fi, ho giocato contro un botto di gente che usava WiFi. E contro quella gente lì avevo 70-80 mS, in Europa, ovviamente, o in Italia. Con due massimo tre frame di rollback. Che non è ottimale, non è perfetto, ma si gioca, si gioca decentemente. Quindi non mi sembra rotto. Poi se eh, poi io, io ho letto la roba di quel, di quel redattore. E quel redattore lì ha detto: Eh, non posso giocare oltreoceano, è inaccettabile che il netcode non sia uguale a Street Fighter 6 ma lì è bias dall'altro lato. Cioè, pensare che Tekken potesse avere lo stesso netcode di Street Fighter 6 quando è un gioco 3D con quella mole di dati vuol dire non sapere neanche come cazzo funziona, cioè non, non, non avere idea di cosa cazzo c'è dietro anche all'utilizzo del rollback. Perché se fosse così una cazzata applicarlo a tutti i videogiochi, lo farebbero tutti a questo punto, visto che ormai è fondamentalmente visto come uno staple. Uh, tra le altre cose, pensare che tutti i. Giochi Possono avere una partita pulita oltreoceano è un'altra minchiata. Quindi mi sembrava che le pretese fossero un pochettino eh, esagerate per quanto riguarda il netcode. Ovvio che tutti vorrebbero Tekken allo stesso livello di netcode di Street Fighter e Gran Blu versus Rising. Ma non è possibile, non al momento, magari o oh, un giorno ce la faranno. Ma. Personalmente ritengo che il ne col netcode abbiamo fatto un buon lavoro. È un netcode più stabile di quanto mi aspettassi e io l'ho apprezzato. Eh, l'ho apprezzato, è migliorato rispetto al 7. Sensibilmente, ma si vede che è migliorato rispetto al 7. Se fosse, se fosse peggiorato rispetto al vecchio gioco, gli avrei dato due punti in meno. Ma non è così. Eh esatto neanche su Street Fighter tutte le partite d'oltreoceano vanno a bomba quindi mm -hmm. mi sembrano partite un po' alte grazie Fenix per l'iscrizione urlare al boicottiamo Tekken perché il netcode non è perfetto mi sembra veramente una stronzata ti dico la verità poi anche lì se usi il wifi e hai dei problemi ricordatevi ragazzi che ci sono dei ripetitori a basso costo che vi rendono le cose molto più godibili e la connessione molto più stabile online capisco che è un costo aggiuntivo e ti gira il cazzo però ti migliorano ti migliorano moltissimo la vita tra l'altro al solito. Esatto, la roba del boicottaggio sarà il solito ridicolume che non arriverà da nessun'altra parte. Comunque, ragazzi, siete circa 450, abbiamo parlato di varie cose, tra guadagni cambiati di Twitch cazzi e mazzi, Asmongold, Pirla, eccetera, 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 eccetera. Parliamo delle cose importanti, perché il cominciamo bene è duplice, è sia ironico che non ironico, perché fondamentalmente eh, abbiamo iniziato l'anno da Dio, a livello di videogiochi, con tutta una serie di uscite della Madonna, stanno per arrivare tutta un'altra uh, serie di uscite della Madonna, ma al contempo, parallelamente, cominciamo bene, ironicamente, quando andiamo a vedere cosa è successo a Riot Games, perché Riot ha lasciato a casa 530 persone. Quindi l'amoria di, di developer e di gente lasciata a casa continua anche quest'anno, tra l'altro da una delle aziende più ricche e che si pensava fossero più stabili dell'intero ambiente videoludico, uh, i Rioters, come si diceva, no? Ah, i Rioters, questi nomignoli dati agli sviluppatori per dire ah, sì. Uh... Siamo una squadra, siamo una famiglia. Poi a Riot avevano dentro altri vari problemi, erano delle tante, eh, delle tante aziende accusate di joke mentality, abusi sul lavoro, eccetera, 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 per anni. Insomma, comunque anche loro ci hanno avuto i loro bei problemi interni, che poi pare abbiano in larga parte risolto, ma evidentemente quei licenziamenti no. Eh, e infatti al momento la morale dentro a... Eh, il, il morale dentro a Riot non è positivissimo. Eh, fatto sta che queste 500 persone... Uh, sì, sono per lo più, sono più artisti rispetto ai dev, no? Blasfemi, colpa delle A, no? È semplicemente una questione di sostituibilità. Cioè, in base ai progetti, uh, spesso vengono considerati più facilmente sostituibili gli artisti rispetto agli sviluppatori. Anche perché gli sviluppatori, come vi ho detto ma varie volte, sono spesso centrali per la produzione di un gioco ed è rischioso lasciarli a casa. Quindi, hanno lasciato a casa un sacco di gente del management, un sacco di gente del marketing, comunicazione. E sports e al solito, ovviamente, eh, hanno, e, e ovviamente gli artisti che sono quelli che cascano sempre per primi. E il problema, ragazzi, esattamente Bocci, esattamente quello che hai scritto. Questo taglio non è un taglio casuale, è morta Riot Forge. Completamente morta, vi ricordate che dicevamo cazzo, però bello Riot che on the side fa dei progettini molto belli legati all'universo di League of Legends e fa, e fa uscire cose tipo Mage Seeker o i piccoli JRPG che faceva, faceva uscire? Non sono stati giochi di successo. Uh, ma sono stati giochi, erano giochi belli, erano giochi di bella qualità che usavano le IP, IP di Riot ed erano dei titoli indie ma fatti molto bene. Eh, era uscita della roba sempre abbastanza solida. Peraltro non era necessariamente sviluppata internamente, erano per lo più team esterni e Riot Forge non era un team che lo sviluppava, era un team che si occupava di localizzazione, gestione, di sapere a chi darlo, eccetera, eccetera, eccetera. Esattamente, erano ampliamenti della loro, ma non hanno venduto un cazzo. Un po' perché a livello di marketing Riot Forge non è che lavorasse molto bene, cioè non è che i loro giochi li lanciasse particolarmente da dio. Un po' perché, appunto, essendo titoli minori un pochettino più particolari, quello che succedeva è che nel mercato non è che sfondassero particolarmente, anche perché alla fine erano dei GDR degli action con visuale dall'alto, insomma, giochi non particolarmente scenici a livello di mercato, ok? Esattamente, Curso in Kaku. L'altro problema è che il grosso del pubblico di League of Legends non è interessato a giochi di questa tipologia. Loro speravano di costruirsi un altro pubblico lateralmente, ma non è successo, anche perché non è che il mercato non sia saturo al momento. Matt, ho fatto 2000 ore su questo argomento. se Vatti a vedere la live di... Eh, C'è una live nelle repliche che si chiama Il Problema Palwo, vatti a vedere quella che ti spiego tutto quello tutto quello che ti serve sapere su su palworld anche nell'ultimo chiacchiere che abbiamo fatto ne ho parlato comunque eh, non ho voglia di parlare anche oggi di Palward ragazzi. Sarebbe la quinta volta. <ride> Grazie, Boalla, per l'iscrizione. Ma dicevo, eh, dicevo, non, non hanno avuto abbastanza successo e visto che loro volevano costruirsi un altro mercato esterno, non ce l'hanno fatta e hanno segato tutti, come fanno la maggior parte delle grandi aziende: tagliano e tagliano quello che non, 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 da cui non traggono profitto. Infatti, stanno ancora lavorando al duro. Da Project L non è, saltato, non è saltato nessuno, neanche i tester li hanno tenuti tutti perché Project L è il loro progetto su cui puntano eh, nei prossimi anni. Eh, a Riot ci puntano seriamente su Project L, sperano vivamente di riuscire a creare un picchiaduro free to play super giocato con una scena esports molto popolosa che porti avanti i guadagni di LC per anni. Secondo me stanno un po' sopravvalutando la cosa perché si parla comunque di un picchiaduro eh, tag con una certa complessità meccanica. Come diretta conseguenza io non credo che possa sfondare come loro sperano, cioè loro probabilmente sperano che quel picchiaduro diventi eh, tipo il valorant dei picchiaduro, non funzionerà così. Però Valorant e League of Legends continuano a lavorare, eh, cioè continuano ad avere, a fare molti soldi, è sempre quello il punto. Eh, non è che non riescono a pagare gli sviluppatori Aizen, questa roba qua è sempre la roba del cut cost, eh, cioè del, del cost cutting per massimizzare il profitto. Cioè, Riot non è in perdita. Riot ha un sacco di investimenti, ovviamente, ha un sacco di costi. Uh, ha un sacco di sviluppatori. Ma Riot non è in perdita perché League of Legends e Valorant mm -hmm. sono introiti costanti enormi. Grazie, a Andreas, per l'iscrizione. Tra l'altro, anche nel transmediale stanno facendo i soldi infiniti. Regà, parliamoci chiaro, ma um, mm -hmm. Coso, il, la serie televisiva. Grazie, mano pesante Joe, per l'iscrizione, molto amore. Grazie, Andreas, per l'iscrizione. Uh, coso, come si chiama la serie televisiva di, di, di League of Legends? Bellissima, Dio santo, non mi ricordo il nome. Uh, Arcane. Arkane è, è andata da Dio Arkane ha vinto tutti i premi possibili è stato un successo della Madonna quindi anche quella gli ha portato non pochi soldoni eh? ed è in produzione già la stagione successiva quindi stanno lavorando a tanta roba, stanno facendo un botto di cose e continuano a guadagnare, ma al solito ta esattamente, tagliano in previsione Robcat di una riduzione del profitto, non vogliono avere un calo ed è allucinante Uh, sì, esatto, Gando, è quella roba lì, uh, assolutamente sì. Hai, hai super ragione. Cioè, uh, ha, ha scritto bene Gando in chat. Uh, um, uh. Le, eh, scrive, io e il mio ragazzo siamo sviluppatori su un CRM e ora come ora le aziende stanno assumendo solo terze parti per non avere l'onere di licenziare gente e poterla scaricare in qualsiasi momento, capite? Cioè, stanno facendo outsourcing a bomba e usando prevalentemente contractor a tempo perché così possono lasciarli per strada quando cazzo vogliono. Questo per farvi capire com'è la situazione, cioè se oggi vuoi un lavoro stabile nello sviluppo è un disastro e un po' di gente ha detto però se non altro... Riot ha dato un pacchetto di benefit molto valido per un'azienda americana perché gli ha dato addirittura sei mesi di stipendio, eh, possibili spese mediche, varie cose. Quindi, comunque in generale, eh, molte più cose, di, molte più sicurezze di quanto ti danno normalmente le aziende americane. Che è già tanto, si diranno qualcosa e spesso e volentieri ti lasciano a casa come se fosse un cazzo. Il problema, ragazzi, è che Riot ha. La stessa policy di Blizzard, infatti un po' lo scrivevano gli eh, sviluppatori su Twitter. Riot non è cinese Greto Taku, è posseduta in larga parte da Tencent, ma non è cinese, è americana come azienda ecco, Macca, Macca scrive alla mia ragazza licenziata da CD Projekt gli hanno dato solo due mesi Macca, e sai perché? Perché a CD Projekt sono degli stronzi <ride> non so se l'aveste notato eh, da, tutte, da tutte le cose che vi ho narrato negli anni, da come si sono mossi comunicativamente, ma vorrei che, vorrei che teneste, teneste bene a mente questa cosa a CD Projekt sono stronzi <ride> sono tanto bravi e belli a livello pubblicitario ma dentro dentro sono stronzi Comunque no, Riot non è asiatica, Riot è americana e non solo Greto Proprio qui è il problema. Riot sta a Los Angeles, sta a LA e LA costa il Cristo viverci. E c'è un problema, c'è un problema che normalmente non si tratta quando ci sono questi licenziamenti. E il problema è che la gente si deve spostare e trasferirsi. Perché loro hanno la policy del dover andare obbligatoriamente in ufficio. Non fanno lavoro da casa, eh, non fanno il separato, devi andare in ufficio. E sapete cosa vuol dire? Vuol dire che quando uno ti prende a Riot e ti promette Marie e Monti con stipendi anche molto alti, tu ti devi trasferire a Los Angeles. E a Los Angeles devi fare un contratto d'affitto che magari dura boh, un anno, due anni, due anni. Dipende dal contratto. E ti costa quella roba. Devi pagartela con la cazzo di casa a Los Angeles, costa tanto, costa un botto, perché a Los Angeles la vita costa, in America in generale la vita costa tanto, ma a LA è molto costosa, soprattutto se vuoi vivere in una, in una zona buona, se no vai a vivere nella periferia di LA dove ti accoltellano, eh, è possibile che ti accoltellino anche al centro eh, in LA, ma un po' meno, fuori è molto più facile, comunque. Lì costa tantissimo la vita, costano tantissimo le case, tu prendi, ti trasferisci. Alle volte con tutta la tua cazzo di famiglia a Los Angeles, pagando l'ira di Dio di roba, resti lì un anno, ti fai il tuo contratto, che magari dura due anni, devi pagare l'ira di Dio per vivere lì, metti via un po' di soldini perché ti pagano bene a Riot Games e poi ti dicono: Guarda, ti diamo questa severance di sei mesi e poi ti devi levare dal cazzo. Però ti sei spostato, c'hai un affitto da pagare. C'hai un lavoro nuovo da trovare, costi altissimi della vita. E non è che hai messo via poi tutti questi soldi visto dove ti sei dovuto spostare. Ah, per la cronaca, ti sei dovuto fare peraltro un fottutissimo trasloco, che non è esattamente una roba facilissima. Quindi, se sei durato un annetto o due annetti e ti danno sei mesi di stipendio, quella roba lì si brucia molto velocemente. Soprattutto se tenete a mente che gli americani non mettono via i soldi. Non mettono via un cazzo. Spendono quasi tutto quello che hanno. Non hanno proprio questa mentalità. Non mettono via niente. E sì, è vero che è un problema loro Crivizzi. Però, Cristo Santo è comunque una roba problematica perché magari c'è uno che ha messo anche via. Ma devi andare a Los Angeles e non è facile spostarsi lì. Che poi è il motivo per cui un sacco di gente ha mandato a fanculo Blizzard quando gli ha detto dovete andare in ufficio, ragazzi. Eh? Cioè, è problematica la cosa. Perché molta gente si è spostata fuori dalle grandi città perché almeno poteva campare. E invece, se stai tipo a San Francisco, sei fottuto, eh? e lì non è tanto non riesco a mettere via, è che non puoi mettere via perché i costi della vita sono talmente alti che quello che ti pagano non ti basta. Salvo che tu non sei una posizione super da CEO dove prendi miliardi. E sono, sono, proprio, sono proprio strutture del lavoro messe molto molto male, con comunque una qualità dei diritti davvero scarsa, che poi non è, di, è per quello che finiscono così tanto per strada, perché appunto con situazioni del genere non è neanche facile rimanerci fuori dalla strada, se non hai tra l'altro un, un, dei parenti che ti possono supportare in qualche modo a salvarti la vita. Infatti un sacco di gente anche a 40 anni in America è costretta a tornare dai parenti perché magari si ritrova senza i soldi per poter stare in casa. Anche, che, anche gente che lavora nello sviluppo da dieci anni, eh? È un po' una merda. Eh, ecco, Ellen, da un amico lavorava per Google a San Francisco e abitava su una barca con altre persone. Ma sai che, cioè, se dovessi lavorare lì, lo farei pure io. Tralasciando il fatto che San Francisco adesso è allo scatafascio, perché è una città fondamentalmente in costante stato di guerra interna, eh, ma. Ma veramente? Cioè, vado anch'io a vivere in barca, eh? Perché con quello che costa, cioè si parla di un posto dove se vai, sei in una zona buona un affitto ti può arrivare a costare 6.000 dollari al mese? Al mese? Oh, siamo impazziti. Quanto devo prendere per campare lì? Cioè... Boh. Gando, qua a 40 anni ormai però se va bene non sei mai uscito di casa. Sì, però al contempo se poi esci di casa qualcosa l'hai messo via. Capisci? Io credo che sia meglio così. Io credo che sia meglio magari star lì fino a 40 anni nella casa, nella casa, nella casa dei parenti e poi magari un giorno devi trovarti fuori ma c'hai in banca qualcosa. Che non vivere la vita in giro per tutte le città del, del, del tuo stato e poi ti ritrovi a 40 anni e in banca hai 100 dollari. Ritengo che sia molto più furba l'opzione A dell'opzione B. Perché l'opzione A sopravvivi, l'opzione B muori. <ride> è sempre quello, è sempre quello il trick, ragazzi. eh Sì, ne parlavamo dei piranha bite che si sono sciolti, altre vittime di tutto questo periodo terribile. Uh sì Davide la California rispetto ad altre realtà americane è ancora vivibile per dire eh, molta gente si era spostata ad Austin in Texas per via dei costi migliorati eh, sì no poi ragazzi lì hanno la crisi del fentanyl adesso degli oppiacei che lasciamo perdere regà l'America è una distopia vera al momento eh? cioè credo che stare in America adesso sia veramente veramente più problematico di quanto lo sia mai stato però vabbè che chissà da fa nel senso così è la loro società al momento quindi non ci si può fare moltissimo. Uh, fatto sta che è sempre molto triste. Quando la gente perde il lavoro, è sempre molto triste. Quando, quando le persone saltano, è sempre molto triste. Quando... No, non ho visto sta roba di Disney, ragazzi, ma non credo che sia il momento adesso adatto per mettersi a guardare roba su Disney. Uh, è sempre molto brutto quando una casa, comunque piena di soldi, lascia a casa 500 persone, ma purtroppo io che Riot Forge sarebbe stata tagliata, me l'aspettavo, perché avevo visto un pochettino i dati dei loro giochi, non avendo venduto un cazzo, mi aspettavo che prima o poi ci sarebbe stato questo intervento, perché nel momento in cui tagliano tutti, Tagliano tutti. C'è un cazzo da fare e ve l'hanno già detto. Uh, ve l'hanno già detto gli analisti. Non c'è neanche bisogno di che ve l'abbia detto io. Il 2024 non fermerà questa tendenza, ragazzi. Anzi, continuerà. Continuerà sempre così. Continuerà sempre così. Free Palestine. Sempre sono assolutamente d'accordo. Is uh, hai visto il, suo nu il nuovo survival che va forte? No, Kafka, cos'è. Al default, spero che tu... Non è Palward, vero? Perché ne ho i coglioni di Palward. Ormai si parla solo di quello. Perché... No, non è Palward, ok. Cioè... Ah, è in, in realtà ho visto che è uscito adesso In Shrouded, E per la cronaca sembra un survival molto più bello di Palward. Ma proprio spanne sopra, eh, sia artisticamente che qualitativamente. Però non so se stia andando bene. Eh, più che altro perché uscire adesso assieme a Palward deve essere una brutta botta a livello di, a livello di mercato. Eh, perché fondamentalmente questi ti hanno mangiato tutto il pubblico. 200.000 su Twitch in Sono contento. Temevo che. Perché avevo visto che era uscito oggi. E avevo paura che con la questione Palward non se lo sarebbe cagato nessuno. Ed è un peccato perché in sembra, come detto, un gioco molto più originale e molto più bello di, di Palward. E invece pare stia andando bene. Eh, fa... Comunque, direi che il fenomeno palward al momento e il fenomeno enshrouded attualmente dimostrano una cosa molto chiara ed è che oh alla gente gli e la gente proprio si liscia al cazzo sui survival <ride> cioè ragazzi io non so cosa c'abbiano sti giochi che proprio le fa uscire sceme le persone cioè capisco che sia un bel gameplay loop anche a me era piaciuto quello con i vampiri uh, V era fatto, era fatto benino ne ho giocati un po' di survival alcuni li ho trovati molto piacevoli uh, altri li ho trovati veramente molto cacciaroni ma cazzo la Gente ci esce, scema per i survival, eh. Proprio si spaccano di survival. Infatti, mi chiedo perché non sia mai uscito un survival AAA. Conta, Demos, che. V-Rising, sì, Blade Falcon, a me, a me non dispiaceva. Ehm, sta uscendo in teoria, è il nuovo gioco di Blizzard. Il nuovo gioco di Blizzard dovrebbe essere un survival. E pare sia, stando alle voci interne, molto bello. C'è solo un problema. E il problema è che anche di Diablo 4 dicevano che era molto bello. <ride> Quindi non so se fidarmi molto delle voci interne di Blizzard al momento. <ride> ah, onigiri sì, abbiamo già parlato anche di quella roba lì. E sì, purtroppo è uno dei miei timori nei prossimi anni. Eh, ma stavo dicendo, ragazzi, eh, tra l'altro al momento stanno facendo un altro survival potenzialmente molto bellino, che è quello degli ex Bioware. Come si chiama? Quello che ha tipo l'ambientazione... Uh, un po' uh, Nightingale. Nightingale, Nightingale è molto interessante. Sembra essere più rifinito degli altri. Molto più bello, sembra figo sembra molto molto figo, no Stalker non è propriamente un survival, un survival 8 novembre è uno shooter FPS con elementi da survival, almeno lo era non so Stalker 2 come sarà no no Nightingale è quello degli ex Bioware che hanno fatto vedere in un po', in un po di, 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 di live, però a questo punto non so se sarà se sarà così se, se, se sarà di successo anche quello perché rischia di saturarsi anche questo mercato se continuano a uscire Cocuna hai fatto fatica, Ring of Strano, perché Cocuna ha, ha degli enigmi in realtà molto, molto logici, molto naturali. Io sono rimasto bloccato soltanto a uno, ma per tipo 10 minuti. Eh, no, ragazzi, io non andrò a Londra per l'evento di Final Fantasy VII. Ho visto che ci sono tutti, ci sono tutti gli influencer d'Italia a Londra. Però uno, vi dovete ricordare che io non sono influencer proprio di un cazzo di niente. <ride> la seconda cosa è vi dovete ricordare che io non posso andare in un posto dove ci sono gli sviluppatori di Final Fantasy VII se non mi scatta la violenza. E io non voglio picchiare Kitase perché penso che abbia sofferto abbastanza. <ride> capito? vorrei picchiare Nomura ma tanto Nomura non va agli eventi quindi non lo posso vedere dal vivo pertanto devo rifarmi su Kitase ma Kitase c'ha una certa e ne ha già subite tante nella vita tra cui il dover lavorare con Nomura quindi non c'è bisogno di altra violenza nei suoi confronti ha già sofferto tanto psicologicamente però di base Nojima e Nomura agli eventi non li vedi mai non li trovi mai e quindi non li posso insultare dal vivo mm -hmm. uh, grazie Dima Bros per l'iscrizione tralasciando il fatto che comunque in generale non mi sto occupando io su multiplayer di Final Fantasy VII Rebirth credo se ne stia occupando Mancosu, quindi credo che all'evento ci sia Mancosu per noi. Oh no. uh, si sa che l'evento c'è, grazie Coril per l'iscrizione, non, non so neanche se c'è Mancosu per noi in realtà, cioè non so niente io dell'evento, non sapevo neanche che ci fosse l'evento, l'ho scoperto perché la gente aveva scritto oggi su internet perché a quanto pare è venuto fuori, cosa che ovvia ovviamente era abbastanza scontata perché c'è stato l'evento in America tipo la settimana scorsa su Final Fantasy VII Rebirth e ovviamente la settimana dopo fanno la parte in Europa come fanno sempre uh, però sì di base è molto probabile che ci sia la Mancosu per noi e ci sono tutti ho visto perché ho visto le storie eh, su Instagram eh, dei player inside ci sono la Raiden e Midna c'è Sabaku c'è Kurolili c'è Sidonia insomma al solito ragazzi tutto il gruppetto della YouTube e della Twitch bene italiana cioè tutti quelli tutti quelli bravi sani di mente sono là <ride> detto terra terra ormai c'è questo gruppetto di boh dieci persone affidabili che mandano a tutti gli eventi importanti e sono sempre loro non è, non è che si, si esce tanto si esce tanto da lì no uh, non è che c'hai molta scelta tra le altre cose su quello che puoi fare e sì è per questo che non ci sono io si parla di sani di mente ovviamente, quindi, <ride> quindi, <ride> quindi non era fattibile, ragazzi. Uh, però sì, sono sempre quelli. Uh, ma ho visto, ho visto che c'è Michele, ho visto che c'è un sacco di gente, quindi insomma, non, non, è, non è una roba, una roba strana. Uh, più che altro, vabbè, immagino che usciranno dei cover a già breve. Mm, poi, per quanto mi riguarda, io tra l'altro, sto anche facendo altro in questo periodo sto facendo un gioco molto lungo molto, molto difficile ragazzi da, 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 da chiudere entro, entro la, la data finale e quindi insomma ho bisogno di tempo e perdere tre giorni a Londra non sarebbe stato il caso uh, quindi e uh, ho appena finito la recensione di Tekken 8, che non mi ha preso lo stesso quantitativo di tempo però diciamo che comunque non è che non ci sono stato sopra uh, non sto sicuramente facendo Suicide Squad Gbox non sto assolutamente facendo Suicide Squad Uh... <laughs> Quindi, quindi tranquilloni ma sì, stiamo, stiamo lavorando per voi in generale, tra l'altro ho mandato una mail a, a IPR di Playon per avere Yakuza ma mi sa che sono, sono all'evento adesso e quindi non rispondono e quindi ho, de ho deciso di mandare il form direttamente a Sega per vedere se riesco ad avere un codice, perché se no mi sa che arriva, arriva in ritardo, ma vabbè vedremo, eh, vedremo se riuscirò ad avere per tempo Yakuza, tanto avrei comunque giocato Tekken prevalentemente all'inizio Yakuza, però, spero di riuscire a ricavare, a ricavare un codice per portarlo live perché lo voglio davvero portare live e giocare. Questo gioco qua sembra molto, molto figo. Uh, comunque, comunque, comunque. Sì, esatto, il ring DLC ha annunciato sorpresa con recensione immediata. Lì mi verrebbe veramente da ridere perché poi, tra le altre cose, il format Sega Fave <ride> è vero, <ride> Sega Fave. <ride> non riuscirò mai a non ridere per questa cosa. Uh, ma comunque. Comunque stai guardando tutti i video che IGN sta pubblicando su Dragon's Dogma 2? In realtà sì, eh, sto guardandoli, molto interessato, sono molto le, interessanti le interviste, ma vi voglio far notare che comunque continuano a far vedere un cazzo. Cioè, parliamoci chiaro, eh, non stanno facendo vedere niente o pochissimo di Dragon's Dogma 2, io sono convinto che quel mm. gioco abbia un bot grazie il Ciosa per l'iscrizione ma un botto di segreti e cose che nessuno si aspetta perché non stanno facendo vedere niente ed esce a marzo ho l'impressione che vogliano tenere tutto nascosto ed è una cosa che approvo sinceramente perché così la gente lo, lo gioca e gli esplode il cervello eh, non ho visto il trailer sulle trasformazioni di, di, di Peach tra l'altro sì meglio così ragazzi io sono assolutamente d'accordo cioè Cristo Santo. Oppure perché è uguale al primo? Non è così scontato in realtà. A parte che eh, sì, molte cose le avrà uguali al primo, ma è molto improbabile che sia uguale al primo. Il primo era uscito, come detto, senza fondi e senza tempo. Questo ha i fondi e il tempo, quindi avrà molte cose simili, sicuramente, ma sarà sicuramente anche molto meglio. Dragon Secondo sarà il gioco dell'anno. Lo spero, Pasquale, è quello che aspetto di più. Però parliamoci chiaro, ha già della roba forte da battere? Eh? Perché Prince of Persia, giocone della Madonna, Teckenotto, giocone della Madonna. E Yakuza giocone della Madonna. Tra l'altro qualcuno sopra ma perché Yakuza non arriva all'eccellenza? Beh oddio, regà, sto Yakuza è a 90 di Metacritic, <ride> 90 di Metacritic, eh? non è che non è all'eccellenza, è sopra l'eccellenza, perché 90 di Metacritic non lo fai facile, quindi insomma è chiaramente un giocone della madonna sto, sto nuovo Yakuza e quindi lo voglio giocare assolutamente. Non hai paura di una delusione stile Final Fantasy XVI? La vedo più difficile worldwide perché qui c'è una base più forte cioè Final Fantasy 16 era un ignoto, non si sapeva come sarebbe stato perché era la prima volta che questo team faceva un gioco. Questo è un team consolidato di Capcom con alcuni dei più grossi luminari che hanno, tra cui Tsuno alla direction e dai Ikeno all'art direction e quello è uno con i controcazzi, ragazzi, Daigo Ikeno è uno che fa l'art director a uh, Capcom da una vita. Ehm però appunto c'ha della gente molto molto forte c'ha della gente veramente molto molto forte eh, in quel team e si basa su Dragon's Dogma che era già un gioco della madonna nonostante fosse un gioco tagliato fosse un gioco rasciato, fosse un gioco con due, con due lire, con, su cui avevano speso due lire quindi adesso che gli è andato, come dicevo risorse, tempo, la possibilità di fare quel cazzo che hanno voluto secondo me potrebbe essere un gioco del, del Cristo eh. poi vedremo come, come, come sarà, però qua secondo me c'è più eh, c'è più eh, ci sono più probabilità che esca fuori un capolavoro. Io purtroppo mi aspettavo che anche Final Fantasy XVI sarebbe stato così. Speravo tanto che il team dimostrasse la sua abilità e invece hanno fatto uscire un gioco buono, ma nulla di che, eh, molto banale strutturalmente ed è un vero peccato uh, quindi comunque c'è sempre il 50-50, c'è sempre la possibilità di rimanere delusi, eh? anche da un team consolidato come Capcom che ha un quality control incredibile, c'è la possibilità che esca fuori qualcosa al di sotto delle aspettative però secondo me Dragon's Dogma non sarà al di sotto delle aspettative, anche perché veramente riga, ma quale gioco Capcom è stato sotto le aspettative negli ultimi anni? Lasciate perdere quelli online, ok? Giochi, giochi prevalentemente single player con Ok, ma cosa c'è stato sotto le aspettative di Capcom ul negli ultimi anni? Io non credo abbiamo fatto un gioco. Beh, Resident Evil 3 Remake che non è di Capcom <ride> l'aveva fatto M2, l'aveva fatto il team che aveva aperto Minami quando era andato via da, da Platinum. Resident Evil 3 l'hanno sviluppato fuori da Capcom, ragazzi. Quindi l'unico gioco che vi ha deluso non l'hanno fatto loro. E eh no, Exo Primal non vale, come vi dicevo, è quello solo online. Che poi, tra l'altro, come vi stavo dicendo, Exo Primal non è neanche così brutto se preso all'interno di quel tipo di giochi lì, è, è uno di quelli fatti meglio, però ha floppato. Poi, quali sono i giochi brutti che ha fatto Itsuno? Devil May Cry 2, che però non esiste, quindi non c'è nessun problema. E non è colpa sua, perché l'hanno messo tipo sul progetto a un mese dalla fine, quindi non poteva salvare l'insalvabile. È già tanto che è uscito. Però appunto, ricordatevi che Devil May Cry 2 non è mai esistito. Non c'è nessun Devil May Cry 2. Voi l'avete visto? Io non l'ho visto. C'è cioè, Devil May Cry 1, poi sono passati al 3 perché sono giapponesi, sono tutti matti. Poi hanno fatto il 4, il 5. <ride> poi c'è stato il blocco. DMC. Tra il 4 e il 5 DMC. Ma. Avrei una copertura stile Baldur su Dragon's Dogma 2? Beh, se sarà seguito, dai, molto volentieri. Il gioco mi interessa tanto e spero di poterlo coprire molto dettagliatamente. Uh, cosa manca per te agli Yakuza per raggiungere l'eccellenza? Uh, secondo me, l'ultimo Yakuza l'ha raggiunta l'eccellenza perché è un JRPG. Uh, è, è probabile che l'abbia raggiunta l'eccellenza, cioè è un JRPG con tutti i contenuti che si possono desiderare, tutta la varietà che si possa desiderare e la solita narrativa che riesce straordinariamente a equilibrare drammaticità e stupidità degli Yakuza. Uh, quindi quello è un gioco eccellente per me. Poi che nessuna review italiana dia un 9 a Infinite Wealth bisogna vedere perché, magari qualcuno non ha apprezzato la narrativa, magari qualcuno non ha apprezzato il perdersi via, ma secondo me Yakuza già ha già raggiunto l'eccellenza. Uh, va detto che la roba del New Game Plus venduto a parte è una merda, va detto che magari è un po' troppo gonfio di contenuti, hanno un po' esagerato, sono andati un po' sull'eccesso, però è chiaramente un gioco di alta qualità quello. E secondo me, ragazzi, eh, se, 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 se parliamo dei vecchi Yakuza, quello che ti avrei detto è il gameplay. Nei vecchi Yakuza il gameplay aveva dei problemi, era un action con un gameplay molto basilare, meccanicamente che lasciava molto a desiderare in molti aspetti. Uh, questo invece essendo un JRPG guadagna molto di più guadagna molto di più al contempo però bisogna vedere se meccanicamente sono riusciti a fare un JRPG migliore del 7 perché il 7 come meccanica e struttura non era un gioco straordinario era un gioco che aveva delle debolezze a livello di bilanciamento e gestione delle classi questo magari non le ha dovrei vedere quindi comunque loro hanno sempre qualche problema di gestione del design delle meccaniche del gameplay. Gameplay design, diciamo, è il loro problema principale. Però restano dei gioconi, eh. Sono molto sottovalutati, secondo me. Molto semplice. Secondo te, Dragon's Dogma 1, di disutenza per il motivo legato all'assenza del viaggio rapido e al backtracking su mappa piccola. Mentre si aveva vari problemi, Dragon's Dogma 1, eh, l'assenza del viaggio rapido era un problema. Uh, ma tra l'altro uh, Itsuno l'hanno intervistato e ha detto una roba da super chad, che però bisogna vedere se funzionerà oppure no, perché è molto rischiosa. E ha detto: se il tuo gioco è divertente, non gli serve il viaggio rapido. Se gli serve il viaggio rapido vuol dire che ti rompi il cazzo a esplorare. Che è una frase ciadissima da dire, perché, perché, perché giustamente dici: se ti rompi il cazzo a esplorare e vuoi il viaggio rapido, vuol dire che il gioco è noioso nelle fasi di esplorazione. Noi abbiamo cercato di fare un gioco che non lo sia. E questo è una figata. Però Dragon's Dogma 1 non era così. Perché le mappe erano molto vuote, non c'era molta roba. In Dragon's Dogma 2 è chiaramente diverso, ci sono molte più attività. Però eh, si parla di. Eh, si, si parla comunque di una roba difficile da gestire. In più, tra l'altro, lo dice, ma non è che non c'è il viaggio rapido in Dragon's Dogma 2. Perché hanno già visto che ci sono i carri, e tra l'altro ci sono varie regioni. Quindi è ovvio che ci saranno anche qua i cristalli e i teletrasporti probabilmente quello che intende dire è non devi mettere per forza il fast travel dappertutto se l'esplorazione della mappa è divertente e se il gioco ti dà delle, ti dà delle motivazioni per andare in giro quindi è, pro, è quasi sicuro che anche questo Dragon's Dogma avrà dei teleport contati in delle macrozone, avrà i viaggi in carro per evitarti un sacco di problemi ehm ma loro hanno puntato molto sul rendertelo bello da esplorare, che va benissimo così. Bisogna stare attenti però a equilibrare questa cosa, perché in Dragon's Dogma 1 non era equilibrata. Infatti, quando poi l'hanno modificata, è migliorato molto il gioco. E in Dragon's Dogma 2, se non la equilibrano, rischiano di farlo diventare un po', un po ripetitivo, e un po' più noioso di quello che dovrebbe essere. Quindi io spero che abbiano comunque calcolato bene le cose, ma come vi dicevo, ritengo che sia un team competente, con un director molto abile e spero vivamente che abbiano capito determinate lezioni. Ah. Sul gioco che stai trattando si può dire tra quando se ne potrà parlare, uh... non lo so. Non so se posso dire la data, quindi non, non ti so dire fa strano pensare a Rise of the Ronin uscire nello stesso giorno fa strano pensare a tutti questi giochi che escono nello stesso periodo Paolo ma ultimamente anche a livello di comunicazione eventi che si incastrano robe che escono sempre tutte uguali cioè persona che esce che esce assieme a eh, che, persona che esce assieme a Rebirth a febbraio cioè si stanno un po' rompendo il cazzo tutti quanti immagino che sia legato sempre alla saturazione del mercato troppa roba esce troppa roba è stata preparata per uscire nello stesso quarter e si mangiano un po' le palle a vicenda è inevitabile il tuo parere su D&C di Ninja Theory, Blade Falcon eh, che non è un brutto action, è un gioco con un, con un gameplay competente e anche una buona art direction eh, nonostante narrativamente fosse imbarazzante, ma quello vale anche per Devil May Cry quello classico, eh, però non è Devil May Cry e non è mai stato l'altestate di Devil May Cry ed è un peccato, perché secondo me se non si fosse chiamato DNC sarebbe stato un action molto valido eh, invece chiamandosi DNC dal confronto diretto ne è uscito con le ossa rotte peccato perché non è un brutto gioco nel complesso è un gioco solido DMC Uh, posso apprezzare Laika Dragon Gaiden senza aver giocato i vecchi Yakuza, ma solo Laika Dragon e tutti i Judgment. Uh, Gaiden è molto ricollegato a Yakuza 6, Raelnir, ed è letteralmente il capitolo ponte tra Yakuza 6 e Yakuza 7. Quindi se non hai giocato il 6 e non hai giocato i vecchi e non sai chi è Kiryu e non sai qual è lo storico di Kiryu, secondo me la, la trama... Non solo ci capisci poco, poco di, di, di Gaiden, ma la trama non ti colpisce allo stesso modo, perché eh, Lega like Dragon Gaiden è un po' la conclusione del viaggio di Kiryu eh, dopo, dopo sei cazzo di Yakuza, quindi insomma è un gioco che ti dove ti consiglio di ripassare la storia precedente della, della serie. Uh, Subnautica è un gioco molto figo, Kimekone. È veramente molto molto bello. E si sì, deve uscire Subnautica 2, non l'ho giocato molto a lungo, ma l'avevo provato ed è un titolo molto brillante. Tra l'altro, in quel genere lì è uno dei migliori, uh, però non ho assolutamente avuto il tempo di stargli dietro. È un gioco qualitativamente notevole in mezzo, in mezzo a quel gruppetto, assolutamente sì. Shadow of the Air 3, boh, ragazzi. Magari a febbraio lo svelano per davvero. Il DLC non l'ho proprio visto, non l'ho proprio seguito, ragazzi. Non ho idea, non ho idea di cosa ci abbiamo fatto, in tutta sincerità. Curioso che DLC 4 fu uno dei più venduti, ma non credo sia il più venduto della serie. L'IVAZ, eh? dovrei guardare, ma mi sa che è il 5 è il più venduto della serie. Uh, il 4, però, fu un altro di quelli che soffrì il vecchio periodo di Capcom, tagliato a metà, rasciato e letteralmente ripetuto. Ehm. Uh, un vero peccato. Hai mai giocato a CrossCode? L'avevo portato anche live, Stefano, mi sembra. Se è quello che mi ricordo io. Aspetta, fammelo googlare, che magari mi sto confondendo con un altro titolo, ma... Mi sembra che fosse l'indie... L'indie con visuale dall'alto, no? CrossCode. Sì, è quello. Sì, sì, sì. L'avevo portato anche live. Uh, mi si era interrotta la live mentre lo portavo, ma era molto bellino CrossCode. era fatto veramente molto bene. Era un bel gioco. Era veramente un bel gioco, CrossCode. L'ho portato live ma mi si era interrotta la live, quindi non avevo mai messo la replica. Però era un gioco, era un gioco piuttosto valido. Dredge l'hai giocato, sì, molto bello anche quello, lui giallo. Anche quello è uno dei migliori indie dell'anno scorso. Che ne pensi di Another Code? Another Code invece non me lo ricordo, ma... <ride> Another Code non me lo ricordo. Cross Code sì, ma Another Code non me lo ricordo. Subnautica lo sta giocando Sabacua, Ed è fighissimo. Sì, è un gioco molto figo Subnautica, assolutamente sì. Quanto valuti personalmente GOV3 contestualizzato all'uscita? Arbiter, intendi God of War 3 o Gears of War 3? Perché con queste sigle vi dovete ricordare che ci sono molti giochi che possono corrispondere. Tekken 8, quante copie vendute riuscirà a fare? Uh, Tekken 8 secondo me vende molto bene qui e lì. Tekken è una serie che vende storicamente molto molto bene. Il 7 è durato anni, ha venduto tipo 10 milioni di copie. Io non so se Tekken 8 arriverà alle stesse cifre, ma sicuramente farà delle buone vendite. Non ne dubito God of War 3. Arbiter, God of War 3, per quando è uscito, era la, il, ma, la spettacolarità tecnica uberalles. Ed è un gioco comunque che, per il periodo storico, era molto divertente e molto ben calcolato. Uh, un po' sopravvalutato, a mio parere, da tanti punti di vista, prevalentemente quello del gameplay e della struttura, ma vale un po' per tutti i God of War. Questa cosa qua sono giochi molto popolari e molto belli qualitativamente, ma che avevano comunque delle debolezze che non sono mai state considerate, eh, però era per il periodo sicuramente un giocone e un blockbuster di quelli usciti molto molto bene. Contestualizzato al periodo è sicuramente un gioco, un gioco di altissima qualità. Cosa ti aspetti da Rebirth, Simon Sands? Mi aspetto una trama non-sense di una stupidità aberrante e un gioco molto solido però, con un ottimo combat system e tanta roba. Si sa qualcosa di Creative Assembly? Warlock, che hanno smantellato il team di Hainas, che stanno messi un po' malaccio a livello economico per tutte le cazzate che hanno fatto recentemente. Che Alien Isolation 2 lo vedo veramente improbabile proprio perché il team che hanno smantellato era quello delle, de, dei giochi in prima persona. E che con ogni probabilità ora si concentreranno solo sugli strategici per un po', ma vedremo. Uh, polemica, devi stordirla in modo particolare. Uh, praticamente, devi uh, non, deve essere, uh, non deve essere ostile, deve essere solo parzialmente ostile. E per renderla parzialmente ostile, le devi tipo rubare un oggetto davanti e poi stordirla. E anche così potrebbe buggare e non apparire nella torre, nella torre lunare. Ma normalmente se lo fai e lo fai giusto, compare nella torre, nella torre lunare. E la vedi nella, nella torre lunare normalmente. Che parla con il tizio della torre lunare appena entri nel salone principale. Eh, lì vuol dire che ti è riuscito quello che volevi fare. Devo andare subito nella torre? No, puoi andarci quando vuoi. Quando ci vai, scatta. Lo Switch e l'evento va avanti. Si sa qualcosa del remake di Final Fantasy 9? Sai che è uno Cosmos? No, non si sa niente, ma è una delle poche cose uscite dal leak di Nvidia che non è stata confermata. E a questo punto credo che una certa lo diranno, ma a, a questo punto mi aspetto che non sia una semplice remaster, ma sia un vero e proprio rifacimento grafico. Sarebbe bello se fosse fondamentalmente lo stesso gioco con qualche modifica quality of life e qualche ribilanciamento, ma la grafica completamente rifatta, perché Final Fantasy 9 comunque rimane un giocone, eh secondo te i rumor sul prossimo Cyberpunk Multiplayer hanno senso se, fossi, se fossero veri non, penso che sia, non pensi che sia un rischio per CD Projekt, Sanga CD Projekt sta correndo solo rischi Cioè, mh, giusto per dirtela molto semplicemente a livello di management CD Projekt è completamente impazzita perché hanno fatto stanno. Eh, CD Projekt ha cambiato completamente il motore grafico di punto in bianco per i nuovi progetti e per quanto il loro motore cioè il Red Engine fosse difficile da gestire non è che passare a Unreal da zero sia una cazzata, soprattutto a Unreal 5 che è un motore su cui manca ancora molta documentazione, certo eh, ci impari, lo, lo lavori hanno le risorse per farlo e quant'altro ma non è che stanno facendo un progetto, stanno facendo quattro progetti principali. Tra cui anche degli spin off affidati ad altri team. Ora, hanno fatto fatica a portare a termine Cyberpunk, che è uscito disastrato, buggato come la merda e non andava sulle piattaforme precedenti. Eh, iniziare a fare tipo tre, tre blockbuster con team separati, secondo me è follia pura. Concentrati su un singolo prodotto e vedi cosa ti esce, dato che non sei riuscito a farne uno come Dio comanda già l'altra volta. E invece no. E invece no, e invece ne stanno facendo vari. Quindi già quello è un rischio. Poi è ovvio che come team vogliono crescere e fare sempre più soldi. Ed essendo quelle i P che tirano, eh, sperano di poter creare un titolo multiplayer che gli porti soldi all'infinito. Perché alla fine, come vi dico sempre, ragazzi, il fulcro delle aziende è che non è che vogliono il vostro bene, vogliono fare i soldoni. E quindi vale anche. E vale ovviamente per CD Project come per tutte le altre. Quindi, sì, è sicuramente un rischio buttarsi a fare anche un progetto multiplayer oltre a quelli che fanno normalmente. Ma mi sembra abbastanza chiaro che il loro management non sia particolarmente lungimirante. Perché guardate cosa è successo con Cyberpunk e guardate, dopo, dopo invece di imparare la lezione, cosa hanno deciso di fare dopo. Infatti, io non ho molte aspettative sul prossimo The Witcher senza contare che regà. Io ve lo dico, se ve l'aspettate a breve. Cascate malissimo. Cioè, il nuovo The Witcher. Se va bene hanno cominciato a farlo quest'anno, eh. ma se va bene. Se va bene hanno cominciato a farlo quest'anno. Quindi io non lo so quando arriva, eh. Ma non arriva domani, <ride> cioè. Ah, ok, hanno cominciato a svilupparlo pochi giorni fa. Postone! Ma <ride> Bostone. Secondo me almeno 5 anni, 2029. Che poi è il motivo per cui hanno tutti quei progetti secondari in ballo, no? Hanno il remake di The Witcher dato a un altro team, hanno lo spin-off dato a un altro team ancora, perché nel giro di tipo 5 anni devono far uscire qualcosa. Quelli magari li vediamo e vedremo come usciranno, ma sono ovviamente progetti nettamente più facili da fare. Gioco nuovo. Beau. Bon. Hanno ah, nerfato gli Zimmerman Sì, Relnir Però sono ancora molto forti uh, Ho visto che ad oggi Sono tante le armi Molto forti Molte delle automatiche Che facevano cagare Ora sono diventate molto, molto solide E i laser Continuano ad essere fortissimi Quindi le build Con doppia pistola laser E armi laser multiple Continuano ad essere molto forti Quindi in generale puoi comunque, farci mille, puoi comunque farci mille cose Anche i nuovi pezzi Sono molto solidi Per fare danno uh, Ma in generale Comunque le build vecchie Sono state indebolite Ma non è che non sono, non sono valide Tra l'altro Le gatling Non sono state Quasi toccate. Quindi, uh, se vuoi spaccare il gioco, prendi due Gatling e rompi comunque tutti i boss senza problemi. Le Gatling rompono comunque ancora tutto. Um, quando il prossimo episodio di Baldur's Gate non lo so. Elf. Non lo so. Uh, forse domani. Forse domani stesso. Probabilmente domani. Sì, perché il 26 come vi dicevo, ragazzi, il 26 sera probabilmente non ci sono. Uh, domani però è una moria terrificante di abbonamenti domani perderò tipo 100 abbonamenti perché è, è, era quando avevo fatto la live di Natale e mi crolleranno le iscrizioni come non mai quindi boh, devo, devo, devo vedere no, esce il 26 Like a Dragon in non esce domani però non lo so ragazzi cosa porterò domani potrei anche decidere di fare una live più lunga del solito proprio per evitare di avere un, un, la morte degli abbonamenti però appunto Baldur's Gate eh, lo seguono sempre i fedelissimi vediamo se, se, se c'è abbastanza gente non ho visto il ragazzo Lairone no. non ho avuto ancora il tempo di andarlo a guardare buonanotte VidBull Secondo te, col successo di Baldur's Gate 3 porteranno avanti i con un nuovo capitolo tra non molto. Oddio, uh, utente, io non credo che faranno Baldur's Gate 4 come prossimo progetto. Io credo che siano già al lavoro su qualcos'altro. Uh, credo che continueranno, però, Baldur's Gate 3 attraverso dei DLC e delle espansioni, perché ha avuto troppo successo per abbandonarlo. Um, è anche plausibile che, visto il successo Wizard of the Coast, oddio, nello stato in cui adesso non ne sono sicuro, ma potrebbero avergli dato altre IP. A me piacerebbe vedergli, vedergli lavorare altre IP, tipo un Neverwinter Night o un Icewind Dale, fatto da loro ma completamente modificato. Ma di Elder Scrolls 6, Gesù! di Elder Scrolls 6 è molto lontano, Gesù! Molto lontano! Non è così scontato che sia Divinity 3, Obi-Wan. Eh? Mm, eh, secondo me adesso, con un gioco come Baldur's Gate 3 c'è un'elevatissima probabilità che, che, che gli diano degli altri IP molto importanti. Eh. Un nuovo Planescape sarebbe bellissimo, però Planescape eh, deve essere un gioco molto più marcatamente narrativo. Cioè, il nuovo Planescape alla fine di Squelisium, ragazzi, concettualmente. Planescape come ambientazione fantastica, però non sarebbe Planescape, sarebbe... Uh, un gioco molto più gameplay based In mano a Ilaria, Che poi probabilmente avrebbe una narrativa comunque scritta bene Molto brillante E considerando com'è quell'ambientazione sarebbe una figata pazzesca Però sarebbe un'altra cosa Sì Lars vorrebbe fare Fallout E la cosa che mi aveva detto è che lui vorrebbe fare Fallout Però non so se gli hanno dato Fallout Sarebbe figo se facessero loro Fallout Cioè Fallout sarebbe la cosa più figa del mondo e poi Lars De che? Cioè si chiama Ehm <ride> uh... Si chiama Sven, mica Lars. Uh, Sven Vinke Lars, Lars è quello del Tekken, ragazzi. Lars Urlik, quello dei Metallica, è Sven. Nuovo Knights of the Republic congelato. Barbas, il remake è congelato. Invece, Silent Hill 2, Riccio è il remake che deve uscire. Bisogna capire uh, quando lo faranno. Eh, perché non si sa nulla? È probabilmente già in là con lo sviluppo, ma lì dipende da Konami. Oh, la no. Grazie, Argenta, per l'iscrizione, molto amore. Molto, molto amore. Speriamo che con il nuovo Dragon Age vada tutto liscio. Io non ho grandi aspettative, Xaneros Per quello, eh. non ho grandi aspettative. Il wifi fa più fatica, mi raccolbrando. Brando. Però io ho giocato durante la live. Durante la live, sì, durante la, 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 la recensione con gente che aveva il wifi europea e non ho avuto grandi problemi a giocare contro di loro. Quindi non lo so. Magari con certi provider rompe più il cazzo. Però mi sembra mediamente stabile anche col wifi. Certo, funziona molto. Funziona molto peggio. Non è stabilissima con le connessioni WiFi. Però, come dicevamo. C'è modo di risolvere la cosa con, 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 con degli strumenti che migliorano la situazione, eh, però, appunto, ci sono delle opzioni alternative. Eh, però sì, non è stabilissimo col wifi, ma non è neanche ingiocabile. Cioè, te lo giochi. Se giocavi a Tekken 7 giochi anche questo. Il 31 esce il deep dive del nuovo Vampire de e il paura. Sono terrorizzato. Terrorizzato. No, allora non è quel Silent Hill lì, il Silent Hill che ti dà come prossima uscita non è il remake, probabilmente è uno degli altri spin-off, ne hanno vari in sviluppo comunque. Bioware, non so in che stato sia Cosmos, di sicuro è difficile pensare che siano in uno stato di grazia al momento che il prossimo Dragon Age sia un capolavoro, però oh, ragazzi, magari boh, magari si sono ripresi, esce ed è molto superiore alle, altre aspet alle aspettative. Eh, ma uh, Sanga sono d'accordo. Nel senso, Dragon Age comunque, che, che se ne dica, aveva una gran bella ambientazione. E comunque aveva dei momenti scritti davvero molto bene. Perché non è che Bioware avesse degli scrittori scarsi, eh. Cioè, il primo Dragon Age Origins, conce come concettualizzazione di un mondo Dark Fantasy, era veramente molto figo: aveva dei bei personaggi, delle belle idee. E comunque anche capitoli successivi, nonostante i problemi prevalentemente il 2 era quello che aveva più problemi, però anche Inquisition aveva problemi, ma avevano delle trovate brillanti a livello narrativo dei personaggi fantastici. Il problema è quanti dei vecchi scrittori sono rimasti a Bioware? Pochini, molti sono andati via. Alcuni tra l'altro dei più bravi, cioè quelli che hanno scritto i personaggi più amati, sono andati via, o sono addirittura stati licenziati. Recentemente hanno lasciato a casa una delle scrittrici più amate, Uh, che letteralmente è lasciata a casa con gli ultimi layoff. No? Hanno licenziato 50 persone e lei c'era dentro. Quindi la paura è che uh, a livello di scrittura sia tipo Andromeda. E ragazzi, Mass Effetto Andromeda era una merda, eh, narrativamente. Era una merda, narrativamente. Eh. Andromeda poteva essere la figata delle figate: aveva un concept. Esattamente, Sanga eh, non è andata via, è stata licenziata quella che ha scritto Varric, letteralmente. Quindi una delle, una delle più apprezzate. Andromeda è terribile a livello di scrittura. È eh? terribile come battute, è terribile come caratterizzazione dei personaggi, veramente scritto male. Ed era un peccato perché Andromeda, col fatto che esploravi una nuova parte della galassia che ampliavi tantissimo il background narrativo dell'universo, poteva essere la figata delle figate. Quella roba lì buttata completamente nel cesso. Eh? Completamente. E quindi dopo Andromeda. Che poi ok non l'ha fatto il team principale però Boh c'è della, della paura. Pensi che proverei di taumaturgo? Non credo di avere il tempo di provare qualcosa che non rientri al momento nei miei doveri e nei miei voleri, si sì, mega. Ti dico la verità, c'è un sacco di roba interessante che mi piacerebbe avere il tempo di, di provare. Poi però mi ricordo che le giornate durano solo 24 ore e devo rinunciare. Mi spiace ragazzi, cioè, mi piacerebbe poter seguire più cose, fare più progetti, eh, giocare più giochi, produrre più video, fare più live, ma... Non, non ce Cioè proprio le, le giornate hanno una durata limitata Io vorrei anche dormire almeno 6-7 ore a notte Possibilmente <ride> Già ultimamente sto dormendo poco Perché faccio le nottate A giocare, a giocare un, X, un X gioco Con una X torre verde Che cambia struttura nel tempo Cosa ne pensi di Enshroud? Dicono che sia molto figo Luca E eh, sono contento che stia avendo successo Nonostante sia uscito praticamente assieme a Palward Sono curioso Lo guarderò molto volentieri E gli darò un'occhiata sono andati scrittori da Ilarian, sai che potrebbe essere utente, perché comunque girano tra i team, quando sono bravi normalmente i team abili se li pigliano. Uh... Alle volte cambiano team, molti vanno a Obsidian, molti vanno a Inxile, di norma gli scrittori bravi di GDR e di videogiochi passano rapidamente in dei team che li cercano. Io non so, io Persona 3 l'ho finito tre volte in <ride> Yoso Channel l'originale perché ho finito l'originale, ho finito il portable e l'avevo rifinito tutto da capo quando era uscito The Answer. Quindi eh, ho consumato molte ore della mia vita su Persona 3. Eh, però, è, però, come detto, mh, un remake è un remake e potrebbe avere anche delle cose differenti, quindi uno se lo deve rigiocare tutto lo stesso. Anche perché, tra l'altro, l'hanno detto chiaro e tondo gli sviluppatori che hanno aggiunto un sacco di roba propriamente, proprio anche nella, nella parte finale del gioco. Quindi non puoi giocarti 10 ore e abbandonarlo. Uh, secondo me, Microsoft ha saccheggiato pesantemente le risorse umane di Bio. beh, non è Microsoft lì. I reparti, eh, i reparti che, che, che assumono la gente, ragazzi, sono interni ai team. Quindi, cioè, che poi saccheggiato, cioè. Metà è scappata perché non si lavorava più come si lavorava un tempo. Metà l'hanno lasciata a casa. Quindi insomma, non, non lo vedo come un saccheggio. Cioè, lo vedo come un saccheggio se gli rubi la gente di forza. Se la, la, se, se, se la gente te la tirano in faccia, la vedo più come un uh, dare un'occasione a della gente talentuosa che è stata lasciata a casa senza motivo. La tua WiFi di persona 3 <ride> Elizabeth, ragazzi. Sempre e comunque Elizabeth. Come fai a non avere come WiFi Elizabeth? Elizabeth, tutta la vita. La Gremlin, la Gremlin definitiva. Elizabeth, sempre comunque. Pazza, pazza, scatenata. Ai 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 ai. ai. Ah, essendo nel 3 più grezzi confidant, nel 3 era più grezza tutta la parte social, ma da quello che avevo visto nella demo l'hanno resa molto più simile a quella del 5 adesso. Però se non ti piace quella parte lì, non ti piacerà neanche nel 3, ma è molto più simile a come nel 5, io te lo dico, cioè eh, i confidant e i social link sono stati cambiati per essere molto più similari al 5. Poi se intendi la scrittura il 3 secondo me aveva una narrativa molto migliore del 5 come ambientazione e storia generale ehm, come dialoghi siamo lì c'erano dei confidant del 3 che facevano schifo al cazzo quello sì. quello sì e non credo che li abbiano cambiati perché erano proprio, era proprio delle storie spiacevoli da seguire però cre quelle credo che ci siano ancora però c'erano anche alcuni molto carini sì il mago ho <ride> vomito il mago il confidant il confidant il confidant che vuole fottersi le milf la luna e il mago erano quelli che mi facevano più cagare nell'originale la luna e il mago erano quelli più brutti la luna era quello, co, era quello che mangiava e aveva, aveva problemi problemi seri di, 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 di autostima e il mago era quello che voleva fotte, era quello che voleva fottere con le milf <ride> loro, loro sono quelli veramente più del cazzo in assoluto ma proprio i peggiori i peggiori Sam Lake, Davide, non ho mai avuto la possibilità di intervistarlo. Eh, L'ho visto dal vivo più di una volta perché sono stato degli eventi eh, dove c'era anche lui, tra cui i Game Awards, ragazzi, ma non ho mai avuto il piacere di intervistarlo personalmente. Sembra un tipo molto a posto. No, è sicuramente un personaggio. Eh? Pensi che Wizards of the Coast, dopo il successo di Balloon 3, rilascerà altre licenze e punterà dei seguiti? Quello dipende soltanto da loro qui e lì. Ma sappi che buona parte dell'ufficio che aveva dato la licenza all'Ariane è stato licenziato recentemente. Quindi purtroppo non, non ti so dire se abbiano ancora gente capace di capire. cos'è un bel videogioco lì dentro. Sempre tornando alla questione che alle volte i layoff fanno veramente dei danni comunque figlioli miei eh, grazie mille ovviamente per avermi seguito eravate tantissimi stasera ma, anche, ma credo sia anche legato prevalentemente al fatto che tipo eh, tre, quarti del, tre quarti degli streamer bravi d'Italia sono a Londra <ride> e quindi non avevate altra scelta <ride> non avevate altre opzioni fondamentalmente <ride> Ma comunque vi ringrazio per essere stati con me stasera e spero che passerete una buona settimana. Uh, domani credo che porterò Balduro. Uh, tra l'altro, come vi dicevo, domani per favore guardate la live e iscrivetevi perché tipo scadranno 150 iscrizioni, tipo, quindi mi crolleranno tutte le iscrizioni. Uh, quindi domani Baldur's Gate 3, uh, quasi sicuramente. Un bacione a tutti quanti muah, e alla prossima. Ciao!